Street Wonder, I Wish, la nostra storia. 17:07 minuti ancora, buon pomeriggio, ben trovati su Radio Linea numero 1, anche in televisione sul canale 19. Anticipavo che quello di oggi sarebbe stato un pomeriggio intenso, anche rock direi, perché ci è venuto a trovare Andrea Belfiori, direttamente da Sanremo Rock, uno dei finalisti. Benvenuto Andrea. Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Linea e a tutti i telespettatori. Allora, io partirei proprio da questa esperienza. Tu sei arrivato in finale in quello che è uno dei più importanti, se vogliamo, concorsi proprio legati al rock, con Sanremo Rock, e hai vinto il premio FIPI. Sì, sì. Di che cosa si tratta? FIPI è della Federazione Internazionale Patrimonio Intellettuale e praticamente è legato alla tematica del brano che ho presentato, appunto, che mi ha permesso di accedere alla finale, che si intitola Buona Vita. Ed è il primo singolo che fa da apripista all'album che uscirà prossimamente. Sì, tra poco infatti parleremo, perché affronti un tema molto importante. Come ci si arriva alla finale di Sanremo Rock? Perché io mi immagino molti ascoltatori che sognano, no, di calcare quel palco dell'Ariston che conosciamo sia per il Festival di Sanremo della canzone italiana, ma anche per Sanremo Rock. Sì, ma è un percorso, come tutti i percorsi, faticoso, impegnativo, ma anche molto piacevole, perché ti dà l'opportunità di confrontarti con tanti tuoi colleghi e ti dà l'opportunità di vivere delle esperienze veramente importanti. Quindi, cioè, la competizione sana è sempre bella e positiva e costruttiva, e per quelli che fanno il nostro mestiere mettersi in gioco è sempre una cosa, secondo me, positiva. Cioè, non si è mai arrivati, si sa quando si parte. Non si sa mai quando finisce o dove si arriva, ed è bella questa cosa qua. Tra l'altro, tu parti geolocalizzandoci un po' proprio dalla provincia di Ancona, da Osimo. Ma sì, sì, io nasco ad Osimo e poi, insomma, a seguito di tutte le vicissitudini musicali, ora mi trovo sparso in giro attualmente nel milanese. Ma sì, sì, vengo da qua. Questa... E ce l'hai nel DNA? Assolutamente sì. Bene. Assolutamente sì. Senti, allora, poi tra poco parleremo di grandi collaborazioni, progetti. Io, per onestà intellettuale, devo dire questa cosa qua, non sono papà ancora. Mi auguro di diventarlo presto, però per introdurre il tema della tua canzone, che si chiama Buona Vita, era giusto fare questa premessa, perché se io solo mi mettessi nei panni di un padre separato che magari ha difficoltà nel vedere il proprio figlio, già davvero avrei i brividi. E questa è un po' la storia che tu hai scritto. Sì, sì, con questo brano, insieme ad Ettore Di Liberto, che è il mio produttore artistico, abbiamo comunque voluto mettere in luce un argomento che spesso resta un po' in sordina e che è legato, appunto, alla condizione di molti padri separati, quindi un duplice ruolo, sia di padre ma anche di uomo separato, il che mette molto spesso alcuni in situazioni piuttosto difficili e complesse. Ho voluto con questo brano, appunto, denunciare un po' e raccontare un po' un caso, anche appoggiato dall'associazione Padri, nonché dallo stesso Sanremo Rock, da Leo Giunta, che saluto e ringrazio, che è un po' il motore anche di tutto il Sanremo Rock, proprio intorno a questa tematica. E spero che soprattutto sia anche un po' un supporto, ok? Anche un po' un supporto e un conforto per tutti quelli, appunto, che dicevo, possono vivere situazioni di questo tipo, di non arrendersi. Allora, io farei così, Andrea, tanto tu sei ora ospite con noi, ci ascoltiamo proprio il brano che ti ha dato anche l'accesso alla finale di Sanremo Rock 2019. Lui è Andrea Belfiori e questa è Buona Vita. Mettere